Resta alta l'attenzione intorno alla vertenza dell'ASM di Piano d'Ardine. In attesa della convocazione di un tavolo in prefettura, si fa strada l'ipotesi che i 100 licenziamenti previsti per il 30 novembre possano essere scongiurati. Il problema riguarda le mancate commesse della Fiat all'azienda. Martedì sarà ad Avellino il segretario nazionale della FIOM, Maurizio Landini, per occuparsi anche di questa vertenza. Intanto, secondo Gaetano Altieri della UIL, un primo spiraglio sembra aprirsi. Sì, aspettiamo la convocazione di un tavolo in prefettura. Sembra che l'ASM stia riflettendo rispetto alle proposte avanzate dal sindacato nell'ultimo incontro e che sono fondate sulla possibilità di togliere dal tavolo licenziamenti. Voglio ricordare che l'azienda vorrebbe licenziare 100 lavoratori il 30 novembre, ma intervenire con degli ammortizzatori sociali. Questo chiaramente con la consapevolezza che non avremo risolto tutti quanti i problemi, ma potremmo individuare nel frattempo, durante il percorso della cassa integrazione, anche strumenti alternativi come quello dei trasferimenti in altri stabilimenti del gruppo di Berina e dare la possibilità a quelli che possono essere interessati di accedere alla mobilità incentivata.